L'ordine di uccidere Francesco Nangano, il presunto boss di Brancaccio, assassinato sabato sera a Palermo, sarebbe arrivato dal carcere. E questa è la pista che è stata subito imboccata dagli investigatori alle prese con un nuovo delitto di mafia in città dopo oltre 2 anni di tregua. Le modalità dell'agguato, la freddezza dei killer hanno lasciato pochi dubbi al sostituto procuratore Gaetano Paci, che coordina le indagini, e al capo degli omicidi della questura di Palermo, Carmine Mosca. 6 i bossoli calibro 9 per 21 mm trovati dalla scientifica nel corso del sopralluogo, 5 hanno raggiunto al corpo Francesco Nangano, che era appena uscito dalla macelleria da Gigi in via Messina Marine per la consueta spesa. 2 killer a bordo di una moto e con i caschi integrali lo hanno atteso fuori, appena è salito in auto lo hanno affiancato e ucciso. Non sono neppure scesi dalla moto, come hanno raccontato alcuni testimoni, un delitto dalla modalità tipicamente mafiosa. Ma per la giustizia Francesco Nangano, che ufficialmente faceva il commerciante d'auto, era invece solo un detenuto assolto da tutte le accuse e dunque ingiustamente detenuto per 4 anni, tanto da ricevere un risarcimento di 270.000 euro. Nel 2005 Nangano si era scrollato di dosso l'accusa di essere stato mafioso del clan Brancaccio e soprattutto un assassino. Il commerciante da mesi era nel mirino. L'anno scorso aveva subito un attentato nell'autosalone che gestiva poco distante dal luogo in cui è stato ucciso. Freddato nel suo quartiere per contrasti, secondo gli inquirenti, con la famiglia mafiosa di Brancaccio decapitata nel novembre del 2011 dall'operazione Araba Fenice, con la quale vennero smantellati i vertici del mandamento mafioso di Brancaccio. Nangano è stato ucciso in modo plateale, come Giuseppe Calascibetta, ritenuto il capomandamento della famiglia di Santa Maria di Gesù. L'omicidio avvenne nel settembre del 2011, si temeva una nuova guerra di mafia, così scattò l'operazione Araba Fenice, che pose fine alle ostilità tra clan, almeno fino a sabato sera.